Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, La Daga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. No, sono no. Allora abbiamo 17 consiglieri presenti, assente la presidente Fantino più 7 consiglieri. Allora quindi abbiamo il numero legale, possiamo aprire la seduta. C'è un solo punto all'ordine del giorno, regolamento delle sanzioni pecuniarie e amministrative. E nomino quale scrutatore della seduta i consiglieri Caccamo, Benassi, Lozzi. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi su previa comunicazione alla presidenza. Grazie. Allora, procediamo con l'ordine del giorno. Prego Assessore De Simoni di illustrare l'atto. Dunque sì, la proposta numero 10 proveniente dalla Giunta Comunale ha l'obiettivo di regolamentare l'applicazione della legge 689 dell'81 avente ad oggetto modifiche al sistema penale ed è una disposizione di legge in base alla quale l'amministrazione di Roma Capitale può erogare sanzioni amministrative pecuniarie connesse a violazioni di disposizioni di leggi e regolamenti. Con questa proposta di deliberazione sostanzialmente si regolamentano quelle che già oggi sono delle procedure utilizzate dagli uffici per irrogare queste sanzioni amministrative pecuniarie. Con questa regolamentazione si interviene su quegli spazi di discrezionalità che sono oggi riconosciuti al dirigente o funzionario che deve decidere in relazione alla applicazione di queste sanzioni. E porto ad esempio la discrezionalità rispetto alla possibilità di concedere la rateizzazione per le sanzioni pecuniarie che hanno un importo rilevante e importante e per le quali il soggetto sanzionato può chiedere la rateizzazione. Nella proposta di deliberazione in questo regolamento è prevista già la possibilità di rateizzare per gli importi superiori ai 200 euro secondo una scaletta ed uno schemino che è qui riportato all'interno del regolamento. L'obiettivo è quindi quello di dettare dei criteri che garantiscano maggiore trasparenza e ovviamente anche parità di trattamento tra i soggetti interessati e quindi per questo è stata valutata con un parere favorevole, con questo parere viene rimessa all'attenzione del Consiglio, grazie. Grazie a lei Assessore, allora apriamo la discussione, chi vuole intervenire? Consigliere La Daga, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, soltanto per rendere conto brevemente, cioè non ho da dire nulla più di quello che ha detto l'assessore presentando la proposta, soltanto per appunto rendere conto di un passaggio che è stato fatto in Commissione Bilancio, dove abbiamo avuto anche ovviamente l'ausilio
degli uffici amministrativi che ci hanno illustrato un po' il senso e il significato della proposta. Non ci sono state particolari obiezioni in commissione, qualche dubbio che è stato chiarito dagli uffici, e anche in commissione il parere è stato favorevole. Grazie. Grazie a lei, consigliere Valtaca. Altri interventi? Consigliere Carroni, prego. Buongiorno. No, mi sono un po' preparato in questa, perché non sono stato presente nella commissione, e da quello che ho potuto leggere e constatare alcune irregolarità che vengono riportate nel regolamento. Le irregolarità, ad esempio, le ho riscontrate al punto 5 dell'articolo 4, e dice: in caso di mancato pagamento nei termini, l'organo accertatore provvede a rimettere il rapporto ai sensi di tutto quanto. L'organo accertatore lo invia subito il verbale all'ente o all'ufficio competente, quindi non è questo il caso che prevede la legge, naturalmente, perché l'ufficio che provvede al raccoglimento dei verbali li emette subito, una volta che, ma non controlla il pagamento, perché non è, il pagamento non è riscontrato presso l'ufficio dell'agente accertatore. Quindi già c'è una piccola incongruenza rilevata, così diciamo, da me, perché ho lavorato in questo settore. Non viene tra l'altro detto in questa proposta che tutte queste verbalizzazioni sono riferite ai soli regolamenti comunali e naturalmente anche alle leggi speciali. Capisco anche che nel regolamento non è, questo è un regolamento che prevede solo quel tipo di infrazioni, prevede anche la rateizzazione, e la rateizzazione di tutto praticamente viene a modificare l'articolo 26 della legge, perché la legge parla di 30.000 lire, mentre qui viene riportato 30 euro. Allora qui capisco ancora che un euro vale 1.000 lire, allora. Quindi io dovrei prendere 3.000 euro di pensione, ma non li piglio naturalmente, perché non è stato equiparato la lira all'euro. 15 euro. O ecco, quantomeno dovevano dire rapportato al prezzo della lira, rapportato in euro, ma non doveva essere 30 euro la somma minima. La regolamentazione si ritiene opportuno, però ecco, andavano riviste alcune altre cose, come ho potuto poi rilevare in altri articoli. Praticamente c'è qualcosa che, ecco, ad esempio la gravità della violazione parla di che ogni dirigente, ci sono alcuni casi della gravità della violazione, oppure l'opera svolta dall'agente. Poi nomina questo agente, che non si capisce che cosa vogliono dire, se il trasgressore o l'agente accertatore, e dice: dalla oggettiva rilevanza negativa della condotta tenuta dal soggetto agente, e poi parla sempre di agente in altre circostanze, che non fa capire se è l'agente che deve provvedere poi al... E qua, tra l'altro, dice dagli indebiti vantaggi economici o di immagine conseguiti dal soggetto agente, ma non cioè, si capisce poco questo problema, perché questo poi non è riportato nella legge 689 all'articolo 26, tra l'altro, se dovrebbe essere l'articolo, no, non è proprio riportato questa normativa. Quindi loro vogliono mettere in risalto il fatto che se un'infrazione porta ancora danni maggiori all'amministrazione, la sanzione non è più come dovrebbe essere prevista
dalla verbalizzazione, ma c'è una gravità che viene rilevata poi, ma non dalla gente, dovrebbe essere rilevata da un altro organo, che è naturalmente loro demandano al dirigente dell'ufficio. In effetti la verbalizzazione nei verbali viene indicato che l'organo competente a ricevere gli scritti difensivi è il sindaco. In questo caso viene modificato anche quest'altro. Però non modificano la legge, ecco, quello è quello che voglio far rilevare da tutti, che la legge andrebbe prima modificata la legge e poi la regolamentazione comunale si rifà alla legge nazionale. Quindi non può prevalere la regolamentazione comunale rispetto alla legge. Quindi non lo so, qui vedo qualcosa che sinceramente non lo trovo rispondente a quello, ai dettagli della legge stessa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Carloni. Allora, il microfono. Allora, altri interventi? Consigliere Stelitano, prego. Sì, Presidente, per testimoniare che ancora una volta, signori consiglieri, questo parere è un altro sperpero inutile di fare un consiglio con un punto solo all'ordine del giorno. Mi rivolgo a lei che doveva coinvolgerla in qualche commissione consiglio precedente. Io capisco che noi dobbiamo sapere quello che fa il comune, noi dobbiamo trasmetterlo ai municipi, ai territori. Però questo è un modo di fare che a me non piace. Questa è un'altra volta, un'altra testimonianza che questi i municipi non hanno più motivo di esistere. Perché questa giornata che al Comune di Roma, ai cittadini, non so quanti accidenti costa per un gettone di presenza, per un funzionario, per il dirigente, eccetera, eccetera, per un assessore, sinceramente io sono veramente, continuo ad essere arrabbiato. Grazie. Grazie a lei, consigliere Stolitano, anche se diversamente non si poteva fare. Allora, ci sono altri interventi? C'è un microfono acceso, no? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono? Ah, consigliere Carloni, prego. Dichiarazione di voto per Forza Italia. Prego. Visto quanto ho potuto rilevare, che è successo? No, è il mio, non è. È il mio, no. Quanto ho potuto rilevare, è naturale che noi non siamo favorevoli a questa proposta di delibera. Consigliere Carloni, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Però aveva votato, eh? Aveva votato. Allora,
Allora, 13 voti a favore, 3 contrari e l'astensione dei consiglieri Lozzi e Coia. Quindi l'atto è approvato, grazie. Consiglio è chiuso.